Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video del canale. Quest'oggi Deck Profile Salamangreat sarà una profile un po' particolare perché oltre a farvi vedere la lista che gioco io, vi darò nel mentre varie alternative. Alla fine ci sarà anche una parte dedicata alle combo. Sala, uno degli indiscussi vincitori della scorsa banned, avendo tra l'altro ricevuto la gazzella a 3, un deck piuttosto promettente. 3 per di Salamagna di Fuoco. Per quanto riguarda la mia versione, Salamagna di Fuoco è la nuova carta, ha visto il suo prezzo un pochino salire, però è una one card combo, anche se ha un piccolo difetto che vi locca praticamente in sei verso fuoco, ma con questo deck non è problematico. Salamagna di fuoco praticamente su normal o su special vi porta uno degli altri mostri Salamagna dal deck alla mano. Spesso, come vedremo successivamente, andremo a prendere la gazzella se già non ce l'abbiamo. Tra l'altro ha un altro effetto abbastanza interessante se utilizzato quando abbiamo anche la Fenice, nuova carta di extra deck che dopo vedremo al cimitero, ovvero che quando un mostro si è perso sta in battle, la possiamo bandire e durante il damage step andarci a spaccare quel mostro. Questo con la Fenice può essere interessante perché potremmo poi sfruttare l'effetto della Fenice al cimitero. Poi 3 per di Salamagna Gazzella, non c'è niente da dire sulla Gazzella, la maggior parte delle volte vorrete utilizzarla sfruttandola dalla mano, quindi andandola ad evocare specialmente, poi lei mi fa da foolish per qualsiasi carta. Salamagna 3 per anche di spinni, lui volendo può essere giocato in duplice copia. Lo spinni, come ben sappiamo, quando è al cimitero lo possiamo riportare sul terreno se controlliamo un mostro sala. Spesso lo andremo ad utilizzare per andare a fare lo stallone e staccandolo come materiale dallo stallone, ovviamente rifinirà al cimitero, quindi non verrà bandito proprio per il suo effetto. Carta importantissima comunque lo spinni. Poi doppia copia della Foxy, lei può essere ovviamente utilizzata tranquillamente come normal. Quando la facciamo normal ci permette di scavare carte e se abbiamo una carta salamagna la possiamo andare in mano. Quando è al cimitero la possiamo riportare sul terreno, in quel caso possiamo anche andare a spaccare una magia o trappola che è sul terreno. Poi monocopia di Donnola, per quanto riguarda le monocopie, carta particolarmente interessante. Se abbiamo due nomi Salamagna, due mostri Salamagna al cimitero, la possiamo andare ad evocare specialmente sul terreno. Quando è al cimitero e noi andiamo ad evocare ad esempio un mostro Link, possiamo utilizzare il suo effetto di rimetterla nel deck e dare all'avversario un mostro salamagna che abbiamo nel cimitero e poi pescare una carta. Questo in alcuni casi può essere interessante. Poi abbiamo, dopo vedremo anche il perché, soprattutto se andate ad utilizzare scontro Gozen, comunque l'effetto della donnola, monocopia di Jack Jaguar, lui volendo può essere giocato in duplice copia, ovviamente lui vi ricicla le risorse, e l'ultima carta è la monocopia del Falco. Io gioco questa versione quindi con questi nomi Salamagna, però volendo c'è anche la versione che gioca il Bufferlo con ovviamente gli Exceed. In quel caso potete andare a togliere ad esempio due copie di Salamagna di Fuoco e anche volendo una copia di Salamagna Rotante per andare ad inserire i tre Bufferlo di Fuoco. E per quanto riguarda i tre Parallel Exceed, dovrete in quel caso andare a rinunciare a dei Flex Spot o a delle altre carte che poi vi farò vedere. Comunque in generale la versione con i Bufferlo e Parallel Exceed è composta ovviamente da tre Bufferlo, tre Exceed, Jaguaro, Donnola, da monocopia di fuoco, tre Gazzella, due Rotante, anche in quel caso due Foxy e un Falco. Io preferisco comunque l'altra versione. Ovviamente giocando gli Exceed avrete accesso ai rank 4. Questo è un attimo da andare a vedere quale delle due versioni sarà migliore per
lo vedremo quando un po' il meta si sarà più assestato. Per quanto riguarda le carte magia, obbligatorie in qualsiasi versione, voi giocate di Salamagna 3x di Synet Mining, come anche il 3x di Circolo Salamagna. Io non le toglierei in nessuna versione. Delle volte potrete andare a giocare il 2x della Synet, comunque il 3x di Circolo deve rimanere. Io mi trovo bene con il 3x e il 3x. Poi monocopia del Santuario Salamagna, io gioco la doppia copia della Volontà Salamagna. Volendo, Volontà Salamagna può essere giocata in monocopia. Io mi sono trovato particolarmente bene con la duplice copia, però se non volete giocare la duplice copia potete giocarne solo uno e al posto dell'altra Volontà potete giocare o la seconda copia del Jack Jaguar oppure anche la carica Salamagna. Carta piuttosto interessante, è praticamente l'unico modo che ha, l'unica carta dell'archetipo che vi permette di andare a recuperare le carte bandite, perché vi permette di recuperare fino a 3 mostri che avete nel cimitero o banditi, 2 li rimeschiate nel deck e uno lo andate ad evocare sul terreno. Questa può essere un'alternativa interessante. Poi, per quanto riguarda il resto delle carte, monocopia di Rabbia Salamagna e monocopia di Ruggito, queste non le potete mai andare a togliere in qualsiasi versione della Salamagna voi andiate a giocare. Poi procediamo con i Flexpot, che sono occupati per la maggior parte da Entrap, 3x di Ash, carta, vabbè, l'Entrap più generica, carta molto buona attualmente, come anche molto buona è Nibiru, no, in permanenza infinita, scusate. Nibiru è quella dopo, infatti eccola qui che la gioco in duplice copia. Gioco la duplice copia di Nibiru e la duplice copia di Bella Fantasma. Questa volendo può essere sostituita con i Corvi di D, potete mettere anche il 3x di Nibiru. Io gioco, dato che Nibiru è la carta che soffre di più Salamagna in assoluto, Nibiru è devastante contro il mazzo, quando fate la combo, generalmente già quando state con Stallone, quindi a metà combo, vi possono tirare il Nibiru, è difficile girare intorno a Nibiru, il mazzo ha qualche possibilità di girarci, però richiede combo strane, comunque un eccessivo dispendio di risorse. Per ovviare un po' al problema di Nibiru, io ho deciso di giocare il 3x del Crossout. Le altre 2 carte, quindi queste vanno a completare i Flexpot, sono Richiamato dalla tomba e Spolverino. Queste due non le toglierei mai in qualsiasi versione di Salamagna. Quelle che potete andare a cambiare sono il Crossout e Bella Fantasma, queste 5 qua. Crossout comunque a me ha dato una gran mano, appunto, proprio contro i Nibiru avversari che sono devastanti per il deck. Però volendo, magari al posto di Crossout potete inserire alternative per andare primi, come dicevo prima, lo scontro Gozen, al posto di Bella anche. Potete, volendo, se giocate la versione con i parallel, andare a togliere le 2 Belle e una Volontà per andare ad inserire i 3 parallel Exceed, quindi in quel caso avrete un po' meno HT da sfruttare, però comunque rimane una versione piuttosto valida anche quella. Questo in generale per quanto riguarda il main deck. Passiamo al extra deck che vede anche lui delle possibili alternative. Io gioco il 3x della Lincepira, doppia copia del Lupo Luce Solare, la monocopia di Leocaldo e la doppia copia della nuova carta, ovvero la Salamagna Furiosa Fenice. Salamagna Furiosa Fenice è particolarmente interessante perché lei, quando la fate utilizzando un'altra copia di Salamagna Furiosa Fenice, vi porta una qualsiasi carta Salamangreat dal deck alla mano. Inoltre, quando è nel cimitero e una o più carte vengono distrutte o in battaglia o dall'effetto di una carta, la potete rievocare sul terreno e guadagna attacco pari all'attacco, ad esempio, del mostro distrutto.
Non più carte, ma mostri, ragazzi. Quindi, quando vi spaccano i mostri, potete rievocarla sul terreno. Se ad esempio vi spaccano la Salamagna Furiosa Fenice, ne avete un'altra al cimitero, potete rievocare l'altra. E tra l'altro, lei guadagna attacco pari all'attacco della precedente, quindi diventa un 5.600. E più di una volta mi è capitato di sfruttare questo effetto. Poi Salamagna, Stallone, Miraggio ovviamente non può mancare. Linguribo, meta particolare con tanti dei che sfruttano trappole, quindi è bene tenerlo. Caldanima, Magus Spruzzo e poi classici del pacchetto OTK, il Disturbatore, Transcod e Assescod. Questi qui sotto io non li toglierei in alcuna versione, piuttosto ci sono delle alternative, ovvero se giocate la versione con i parallel e volete inserire Babuska e Dweller, potete andare a togliere Leocaldo e la Lincepira per andarli ad inserire, oppure in qualsiasi caso potete andare a togliere ad esempio la Lincepira per andare ad utilizzare Oita o anche il decodificatore Link, carta che ho provato, veramente interessante, perché se la sfruttate per andare ad evocare un mostro Link che abbia 2300 attacchi o superiore, lui ritorna sul terreno. E quando l'ho sfruttata, ad esempio, mi è capitato che non sono riuscito a chiudere, però ho finito il turno sia con Assescod che con il Caldanima proprio sfruttando il decodificatore Link. Quindi può essere sicuramente un'ottima carta. Ita invece la conosciamo tutti. Quindi, ragazzi, per quanto riguarda la lista è tutto. Passiamo ora alle combo. Combo che vediamo prima la One Card Combo con la nuova Salamagna di Fuoco. Ovviamente andremo a fare Normal Salamagna di Fuoco. Grazie al suo effetto portiamo dal deck alla mano la Gazzella. Ovviamente in mano avremo almeno altre 4 carte oltre alla Salamagna di Fuoco. Quindi possiamo avere, ad esempio, io prendo qua 3 cross out e la Belle. Quindi Normal ci porta la Gazzella. Utilizziamo la Salamagna di Fuoco per andarci ad evocare la Lincepira. Chain 1 effetto di Lincepira, Chain 2 quello di Gazzella. Lincepira ci va a portare il Santuario, che sta qua. La Gazzella si evoca specialmente. Effetto Gazzella, poi andiamo a fare da Foolish per il nostro amatissimo Spinny. Attiviamo l'effetto di Spinny, lo evochiamo sul terreno, utilizziamo loro due per andare a fare lo stallone, se lo trovo. Ecco qui lo stallone. Possiamo attivare anche ora l'effetto di stallone, quindi andare a scartare la Gazzella per andarci ad evocare Jack Jaguar. Utilizziamo Jack Jaguar più la Lince per andare a fare la seconda, la Link 2, ovvero il lupo luce solare. Mi stavo impicciando. A questo punto possiamo utilizzare l'effetto di Jack Jaguar, evocarlo specialmente sul terreno. Rimettiamo la Lince nell'extra deck, si attiva l'effetto del lupo luce solare che ci riporta in mano, ad esempio, la Gazzella. Utilizziamo di nuovo Jack Jaguar per andare a fare un'altra copia della Lincepira. È sempre bene averne una nel cimitero. Utilizziamo loro tutti quanti per andare a fare poi la Fenice. Fenice, a questo punto attiviamo il Santuario Salamagna che abbiamo preso in precedenza con la Lincepira. Quindi attiviamo il Santuario, utilizziamo la Fenice per evocare un'altra copia di Furiosa Fenice. Si attiverà il suo effetto che ci porterà una delle due, generalmente una delle due trappoline. Se ad esempio utilizziamo Rabbia Salamagna, andiamo a prendere Rabbia Salamagna, nel turno dell'avversario abbiamo addirittura la possibilità di spaccargli 4 carte, perché controlliamo la Fenice che è stata evocata utilizzando un'altra Fenice, quindi un Link 4, e spacchiamo 4
carte. Inoltre avremo di nuovo la gazzella in mano più altre 4 carte da sfruttare. Vediamo invece una seconda combo. Questa volta però andremo a sfruttare Jack Jago, no, andiamo a sfruttare la gazzella più lo spin, ovviamente. In questo caso non avremo 5 altre 4 carte in mano, ma altre 3 carte. Quindi andiamo a fare in questo caso normal spinny. Andiamo al cimitero, andiamo ad evocare la classica l'incepira. C'è in uno l'incepira, c'è in due la gazzella. Quindi andiamo a riprenderci il santuario per effetto della lince. La gazzella si speciala, la gazzella ci manda al cimitero. Questa volta ruggito salamagna. Importante mandare ruggito in questo caso. Ora possiamo evocare specialmente spinni dal cimitero per il suo effetto. Li utilizziamo di nuovo entrambi per andare a fare lo stallone. Effetto dello stallone: stacchiamo la gazzella e andiamo ad evocarci sul terreno la salamagna di fuoco. Effetto salamagna di fuoco: andiamo a prenderci dal deck e portare alla mano la donnola. Carta è molto interessante la donnola. A questo punto possiamo utilizzare sia volendo d'oro 2 per andare a fare il lupo luce solare. Adesso, dato che abbiamo più di due mostri al cimitero con nomi Salamangreat diversi, possiamo andare ad evocare specialmente la donnola, utilizzare l'effetto di donnola. Anzi, utilizzare l'effetto di lupo luce solare per andarci a riprendere la gazzella. Ora, o la gazzella o comunque la salamagna di fuoco. Ora, volendo, possiamo passare per il Link 3, quindi andare a fare Leocaldo, oppure utilizzare lei per fare una seconda copia della Lincepira. Quindi, se facciamo una seconda copia della Lincepira, possiamo comunque attivare l'effetto della donnola, che ce la fa rimettere nel deck. Andiamo ad evocare specialmente sul terreno dell'avversario la salamagna di fuoco, forse così si vede meglio, e peschiamo una carta a caso. Già abbiamo una carta in più a caso. A questo punto andiamo ad utilizzare tutti quanti loro, quindi sia il lupo luce solare sia la lincepira sia lo stallone, per andarci a fare la salamagna furiosa fenice. Si attiverà l'effetto dello stallone, che quando viene mandato al cimitero possiamo rimbalzare una carta sul terreno e ci andiamo a rimbalzare la salamagna di fuoco. Ovviamente, quando andate a prendere la carta in questa combo con il lupo luce solare, potevamo andare a prendere al posto della gazzella la salamagna di fuoco e andarci ad evocare la gazzella sul terreno dell'avversario per effetto di donnola e poi riprenderla con lo stallone, oppure fare come ho fatto io. Occhio che se l'avversario gioca Salamangreat, quando andiamo ad evocargli sul terreno la gazzella o la salamagna di fuoco, potrà sfruttare i loro effetti. Comunque, a questo punto attiviamo il santuario Salamagna. Andiamo a fare come prima, quindi andiamo a utilizzare la nostra fenice per andare ad evocare un'altra copia della fenice. A questo punto si attiverà l'effetto del ruggito salamagna che avevamo nel cimitero. C'è in uno e c'è in due, quindi a lei la riportiamo sul terreno. La salamagna furiosa fenice ci porta l'altra carta trappola, quindi rabbia salamagna, che andremo a settare. In questo modo avremo tutte e due le trappoline salamangrette e avremo la nostra fenice ribornata, oltre ad avere in mano per il turno dopo sia la salamagna di fuoco sia la gazzella più tre altre carte che avevamo sin dall'inizio e un'altra carta pescata per l'effetto della donnola.
Quindi ragazzi, questo è tutto per Salaman Grit, è un video un po' più lungo rispetto al solito. Il deck secondo me merita di essere preso in considerazione perché è abbastanza interessante, va dalla Rogue al T2, ovviamente senza troppe pretese, però è un deck piuttosto divertente, anche molto molto solido attualmente. Avete visto che tra l'altro c'è la possibilità anche di cambiare parecchie carte all'interno del main deck, ma anche all'interno dell'extra deck. Quindi, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare like e ad iscrivervi al canale. E noi ci vediamo ad un prossimo video.